Buonasera da Casandrino, Luigi Di Donato di Casandrino. Sul banco abbiamo un radiocomando cinese a 433 MHz, autoapprendimento. Vorrei dire che si dovrebbe programmare solo avvicinandolo all'originale con una determinata procedura che adesso vi farò vedere. Questa qua è la serie economica che vendono i cinesi. Comunque, in certi casi funziona. Chiaramente non su tutti i radiocomandi, ma solo su 433 e solo di un determinato modello. Allora, come si fa a programmare questo telecomando? Innanzitutto dobbiamo avere il telecomando originale perfettamente funzionante a 433, non tutti, ripeto, non tutti. Si avvicina il radiocomando al nostro radiocomando cinese. Questo è l'originale, questo è quello appezzottato cinese, quindi bisogna tenerli vicini. Innanzitutto si premono insieme tutti e due i tasti A e B del cinese, del radiocomando cinese. Ecco qua, dopo un po' di tempo, guardate i miei pollici, comincerà a lampeggiare velocemente il LED blu. Vuol dire che è entrato in autoapprendimento. Quindi che cosa succede? Che si avvicina il nostro radiocomando originale, si preme prima la lettera A, per un attimo lampeggiato, e poi si preme l'originale. Se il radiocomando riceve il segnale, inizierà a lampeggiare velocemente il LED blu. In questo caso non lampeggia, quindi girerò un po' intorno. Ecco qua, sta cominciando a lampeggiare il LED blu, vuol dire che ha preso il codice. Stessa procedura per il B, quindi scendo al tasto B sull'originale, premo il B del cinese, premo il B di quello là originale, giro un po' intorno se non prende il codice ed eccolo là, sta lampeggiando, quindi ha preso anche il codice del B, del tasto B. Quindi il telecomando teoricamente dovrebbe funzionare se ha memorizzato i codici. Poi proviamo un attimo sulla nostra centralina. Allora, ripetiamo un attimo la procedura di programmazione. Allora, innanzitutto si preme A e B insieme. Dopo un po' di tempo comincerà a lampeggiare velocemente il LED blu, quindi adesso è in modalità di autoapprendimento. Si prende l'originale, si avvicina, in questo caso lo metto un po' di fianco, premo A del cinese, qua di questo qua vuoto, premo l'originale e ha preso il codice. Come vedete sta lampeggiando velocemente di blu, vuol dire che ha memorizzato il codice. Premo B, vedete che il LED è spento, premo B sull'originale e anche in questo caso ha memorizzato il codice. Quindi adesso andiamo a provare sulla centralina. Allora, proviamo un attimo l'originale. Funziona chiaramente, prendiamo la copia cinese e funziona anche la copia, quindi abbiamo memorizzato il telecomando, il radiocomando, che attenzione, come detto l'altra volta nell'altro filmato, radiocomando di radiofrequenza, telecomando per i televisori ed infrarossi. La cosa importante che volevo dire, questi radiocomandi qua economici cinesi non memorizzano tutti i tipi di telecomando, attenzione, solo 433 e solo determinati modelli. Se andiamo su questo FAQ qua, questo costa un sacco di soldi, un 4 canali della FAQ, rolling code, codice variabile, quindi ci vuole per forza l'originale. Stesso discorso per BFT, ci vogliono per forza i telecomandi originali oppure copie dedicate. Però su una buona parte si riesce anche ad utilizzare questo qua cinese. Va buono, questo è tutto, Luigi Di Donato di Casandrino. Lasciami, brutta bestiaccia della malora, lasciami, Vito, ah, aia, mannaggia, ma